L'idea del libro nasce come rievocazione della giornata di Giovanni Paolo II a Grosseto, un papa che veniva dopo 8 secoli. La precedente era di Innocenzo II, una visita diversa da quella che noi oggi siamo abituati. Innocenzo II era accompagnato da truppe di soldati e da due santi. Venne a Grosseto, sistemò tante cose, fra le altre portò il vescovado. San Bernardo c'era, mi pare. San Bernardo c'era, sì. Portò il vescovado da Roselle a Grosseto, fece delle cose importanti. Da allora in poi la presenza del Papa su Grosseto non c'è più stata. 800 anni. 800 anni e più. Sarà Giovanni Paolo II che viene e il primo atto che fa. E questa è una cosa che ci deve far riflettere, ci deve aprire a delle considerazioni. Visita lo stabilimento chimico dell'area industriale del Cassone, alla presenza di tanti minatori. Il Papa col casco, come è stato definito, il Papa che si trovava a suo agio fra i lavoratori, non a caso lui era stato lavoratore, aveva lavorato nelle Minatore, minatore nelle cave di pietra cavatore. in Polonia, si era trattenuto in attività lavorative nelle caldaie della Solvay, sapeva che cos'era il lavoro, Lavoro. aveva frequentato la gente che viveva del proprio lavoro. Io credo anche come atto di riconoscenza ad una città che da troppi secoli non vedeva la presenza di un papa, una presenza significativa e importante. E tra l'altro c'è da dire che la sua attesa fu vissuta con ansia e con partecipazione. Il sindaco di allora, Flavio Tattarini, si adoperò perché tutto procedesse nel modo migliore. Si prestò e fu presente, consegnò le chiavi della città al Papa, fu una cosa veramente importante. E poi parlare del lavoro non bisogna dimenticare che nell'81, nel settembre dell'81, Papa Wojtyla pubblica la sua enciclica Labor Exercens, che è un'enciclica coraggiosa che rivisita con coraggio quello che è il pensiero della Chiesa rispetto al lavoro. E a Scarlino lo fa in termini alti, direi proprio in termini profondi. Lui apre la sua omelia dicendo che il lavoratore non è uno strumento della fabbrica, non è un meccanismo della fabbrica, ma egli appartiene a un ordine di grandezza superiore che lo rende superiore a tutte le realtà materiali. Ecco, questo concetto è un concetto forte, è un concetto di universalità, è un concetto che non può appartenere a una parte o all'altra, è un concetto il cui carattere è immenso, l'uomo inteso nella sua piena dignità e nella sua piena libertà. E quindi Giovanni Paolo II, dopo questa enciclica, si sente impegnato a promulgarla e chiede a tutti che se ne facciano portavoci, prima di venire nell'area industriale del Cassone era stato a Terni, era stato a Rosignano, tanto per rimanere in Italia, ma le sue presenze sono segnate anche in America Latina, in Europa. E dove Immenso. va? Ecco, il Papa con il casco, come viene definito, si intrattiene e parla del lavoro. Anzi, dice di più, dice che il suo Vangelo è nato e si è formato sul lavoro. E dice che gli anni che lui ha dedicato al lavoro sono anni di profonda maturazione. Ha capito quanto sia necessario intervenire su questo versante. E attraverso la Labor Exercens, di fatto, ha dato e consegnato a tutti i cristiani, ma a tutti gli uomini che vogliono impegnarsi su questo versante, che poi è il versante della solidarietà, della dignità, della giustizia, ha dato attraverso la Labor Exercens gli strumenti.
Sì, hai ragione, e qui sta l'attualità di leggere, qui sta il motivo più profondo per il quale ho cercato di raccontare e attualizzare quella giornata. Oggi viviamo tempi tristi per il lavoro che non c'è, il lavoro negato, il lavoro ricattato, Sottopagato. sottopagato, il lavoro che non è più un valore ma che viene precarizzato e straziato. Cioè, il lavoro oggi che non è più inteso come valorizzazione della persona, di emancipazione sociale, non è più un distintivo di libertà, perché credo che sarai d'accordo con me quando si afferma che senza lavoro non c'è dignità e non c'è libertà. Cioè, un uomo, una Certo. donna che sono senza lavoro sono costretti a chiedere, a stare alle dipendenze di altri. E questo è il problema grosso con il quale noi oggi ci confrontiamo. Recentemente anche a Grosseto è stata fatta una manifestazione di protesta contro questa Il situazione. 6 settembre? Il 6 settembre questo corteo che ha invaso le strade della città di Grosseto e che ha mostrato i volti scavati di uomini e donne in cassa integrazione, di uomini e donne in attesa della lettera di licenziamento, uomini e donne che si sentono in profonda solitudine, che si sentono abbandonati e che magari la piazza, lo stare insieme ad altri, il sapere che condividono queste difficoltà con altre persone riesce a dare un po' di conforto e speranza. Ecco, conforto e speranza, le parole, il messaggio che ha sempre voluto dare Papa Wojtyla, cioè di stare vicini alle persone, di fare della solidarietà un valore, ma che non sia una solidarietà che finisce lì, ma Fine a se stessa, non costruttiva. una solidarietà costruttiva, attiva, che ti faccia sentire meno solo, che ti faccia uscire dalla solitudine dove è facile cadere nei momenti di forte di difficoltà. E io in questo voglio ricordare anche un episodio importante che appartiene al nostro vescovo, a Monsignor Franco Agostinelli, il quale con coraggio il 10 di agosto per la festa di San Lorenzo, meditando e facendo considerazioni su questo santo giovane, dice, e qui veramente voglio sottolineare il coraggio di questo nostro vescovo che dice smettiamo di giocare a fare i cristiani, a compiacerci delle nostre belle liturgie, ma scendiamo fuori e immergiamoci nei problemi sociali, economici, politici, di educazione che stanno investendo la nostra società. Non dobbiamo essere spettatori, ma dobbiamo essere protagonisti. Queste sono parole forti, insomma, che dette dal pulpito della cattedrale fanno e dovrebbero avere un certo effetto su chi li ascolta. Dovrebbero creare tutte quelle condizioni per far sì che il cristiano, come lui dice, come lui immagina in questo momento, smetta di giocare, A fare cristiano. ma da spettatore qual è, si renda invece protagonista attivo. E credo che questo messaggio che lui ci ha dato lo ritroviamo appieno nelle parole, negli atti, nelle considerazioni che Papa Wojtyla fa e che io ho cercato di mettere insieme in questo libro, che è un libro dedicato al pensiero del Papa sul lavoro. Sì. Cioè non si pone altri obiettivi, non ha un carattere eucaristico, di fede o d'altro, è proprio un Papa, ecco, uno. Un Papa oggi da noi è sempre una figura importante, una persona che richiama non migliaia, ma centinaia e centinaia di persone nelle piazze, che fa riflettere e che fa meditare. Ecco, ho cercato di indagare questo aspetto, che Ma perché? ritengo sia un aspetto importante.
Senti, posso tranquillamente dirti che il 1989 per la nostra provincia è un anno terribile. Da lì posso solo raccontarti, all'epoca io ero segretario per la CGIL dei lavoratori chimici e dei minatori. In quegli anni, proprio nel 1989, l'ENI annuncia la chiusura delle miniere. La chiusura delle miniere significava trovare una soluzione per centinaia di lavoratori. Solo a Campiano, che era la miniera modello, avviata solo 10 anni fa, vi erano ancora 370 dipendenti. A Niccioleta, l'altra miniera, la prima miniera dove fu introdotta negli anni 70 la meccanizzazione, fatto questo eccezionale per un tipo di lavoro qual è il lavoro nel sottosuolo, aveva oltre 100 dipendenti. Lo stesso stabilimento della produzione dell'acido solforico avrebbe subito un colpo importante. E sono anni terribili, ma non solo anni terribili riferiti alla chimica. Che cosa stava succedendo? Iniziava la crisi dell'Eurovinil. Anche lì 250 donne che all'improvviso si trovano privi di programmi e di investimenti e che non conoscono più quale possa essere il loro futuro. Non a caso l'Eurovinil verrà chiusa e si riuscirà ad aprirla dopo alcuni anni. Ma per esempio c'era l'Arimi, un'altra attività legata alla ricerca mineraria, 40 dipendenti, in prevalenza figure di alto livello professionali, ricercatori, geologi. Anche lì chiusa. Anche lì si parla, e come poi avverrà, del suo trasferimento in un'altra sede, e ridimensionato questo trasferimento. Ma se andiamo verso il sud della nostra provincia, abbiamo la Sitoco che chiude, inizia a chiudere. Ma tutti questi annunci, questi era tutto in quegli anni là, e partono tutti quanti nell'89. Scoppia la nostra provincia questa crisi dirompente proprio, che trascina dentro le fabbriche, ma assieme alle fabbriche anche i destini di donne e uomini che all'interno di queste lavorano. Vicino alla Sitoco abbiamo la Sibenobe, anche lì inizia la crisi, una crisi che sarà più lunga, ma che attorno agli anni 93-94 si conclude con la sua chiusura. Migliaia di donne, di uomini che non conoscono più che cosa sia il loro destino. Un anno terribile, verso il quale francamente non si sapeva come comportarci. Eravamo tutti quanti smarriti, proprio perché non si riusciva a capire la portata di questa crisi, dove ci avrebbe portato. E tutto questo siamo riusciti a superarlo con il contributo di tutti, io voglio dire il contributo in primis dei lavoratori e del sindacato, che hanno sempre avuto un atteggiamento responsabile, non hanno mai ricattato o messo in crisi le istituzioni, una partecipazione attiva da parte delle istituzioni che assieme al sindacato si sono messi al tavolo e hanno invitato a questo tavolo anche le varie direzioni aziendali che volta per volta erano coinvolte in questi processi di chiusura, e si è aperta la concertazione. Ecco, credo che il valore della concertazione qui da noi, più che da altre parti, abbia assunto a livelli massimi quello che sono e che ci si attende da questo termine. Ci si siede al tavolo, si discute, si trovano e si concertano le soluzioni, e su queste poi si agisce, ognuno per quella che è la sua autorità e la sua responsabilità. Io credo che la concertazione da noi, nella nostra provincia, in quegli anni che poi sono 1989-2005, abbia superato i limiti che erano propri della politica, i limiti di carattere anche diverso, tipo la crisi
le crisi finanziarie che investivano le banche e per le quali non avevano nessun interesse e nessuna voglia di mettersi in gioco. Ecco, la concertazione io credo che sia stata e auspico che questa possa essere sempre al centro per poter intervenire sulle crisi che anche oggi sappiamo essere pesanti e per certi versi devastanti, anche se ovviamente non appartengono solo alla nostra provincia, ma hanno un carattere più generale e investono il paese Italia, ma direi il mondo intero. Ho capito cosa vuoi dire e ti posso dire perché quella realtà, quella storia l'ho vissuta. Fummo noi come sindacato ad andare a riferire, ad intervenire nei nostri vescovi. L'avevamo fatto negli anni Ottanta con un vescovo molto vicino ai problemi del lavoro e vicino agli operai, Monsignor Vivaldo di Massa Marittima, che è sempre stato attivo e tenace per i lavoratori, e lo facemmo alla fine degli anni Ottanta. Andammo dal vescovo Comastri a Massa Marittima e gli si riferì di queste difficoltà. E Comastri non ebbe un attimo di esitazione a scendere al fianco. Sì, noi quando andiamo dai vescovi posso dirti che sostanzialmente abbiamo fatto tutto il percorso classico, quello che il manuale ti riferisce di fare. Parti dai lavoratori, assieme a questi fa intervenire la politica, fa intervenire le istituzioni ai livelli più alti, dal livello comunale, provinciale, regionale, ministeriali, e poi hai, perché avverti la necessità di recuperare più soggetti, di creare un'alleanza che sia la più vasta possibile. E in questo senso, dicevo, a nostro appello fu accolto immediatamente da Monsignor Comastri, il quale non solo dal pulpito della chiesa di San Leopoldo a Follonica fece una invettiva contro Leni che non usciva allo scoperto, che non voleva intendere nessun tipo di apertura, ma fu assieme ai lavoratori sul palco, prese la parola in piazza della Repubblica a Massa Marittima, scolpì nella mente di chi lo ascoltava parole di fuoco contro chi era latitante, non veniva a quella concertazione che prima ti indicavo e che fu fondamentale alla soluzione. Lo stesso Angelo Scola, vescovo a Grosseto, io mi ricordo che lo avvicinai e gli chiesi di venire la domenica a dire la messa nella sala mensa dell'Eurovini, e fu quella mattina un momento di partecipazione entusiasmante che ancora oggi ricordo con vivo affetto, perché le lavoratrici portarono i figli, portarono le famiglie, quella sala si riempì, era presente anche la direzione, era presente, e questo significò che ci fu un momento di rappacificazione, ci fu un momento dove furono deposte le armi della conflittualità e si aprì proprio su indicazione di questo vescovo Angelo Scola, che aveva ed ha ancora oggi a cuore le sorti del mondo operaio, di trovare quelle soluzioni possibili che per l'Eurovini furono poi quelle di abbandonare da parte di quella che allora era la proprietà di,
di trovare altre soluzioni con altri proprietà, con altre opportunità negli investimenti che altri soggetti avevano in animo e che avevano a cuore di portare. Però devo dire che la loro presenza è sempre stata una presenza attiva, forte, mai una presenza così, tanto lo devo fare, lo faccio, sì. Non fu così, io ho anche assistito a telefonate in diretta di questi vescovi presso i ministri o presso addirittura il Presidente del Consiglio, la ricordo, una telefonata di Monsignor Comastri all'allora Presidente del Consiglio Andreotti, che gli affidava le sorti di questa maremma che stavano sempre di più andando alla malora, che si impoverivano, che perdevano quella coesione sociale necessaria invece ad una società civile ed emancipata, società alla quale tutti quanti pensiamo e auspichiamo che sia così. Una visione armonica, che poi è il dilemma che a lungo ha diviso i cattolici, la famosa terza via. La terza via, sì. Né capitalismo né collettivismo, ma una armonia, un cercare di portare soluzioni che siano soluzioni queste dettate non da ragioni di parte ma da ragioni generali. Questa è la terza via che ha sempre sostenuto e ipotizzato Giovanni Paolo II, che a mio avviso si può realizzare, concretizzare solo e soltanto attraverso la concertazione, attraverso quell'esperienza di cui prima ti ricordavo e che è stata alla base della soluzione dei problemi che avevamo nel settore minerario e chimico all'inizio degli anni 90 nella nostra provincia. Ma voglio dirti di più sul valore e sull'attualità della Laborem Exercens. Nel 1968, la notte di Natale, Papa Paolo VI, Papa Montini, questo Papa dalla figura così esile, da quell'apparenza così sofferente, decide di trascorrere la notte di Natale a Terni, nel cantiere siderurgico, e lì dice, rivolto ai lavoratori: noi facciamo fatica a parlarvi, avvertiamo le difficoltà a farci capire, il vostro mondo ci è estraneo al nostro mondo, noi uomini di chiesa ci sentiamo distaccati dal vostro mondo. Ecco, e lui diceva questo con un fare, torno a ripetere, sofferente e angosciato. Era proprio la sua angoscia. Perché non riusciamo noi ad entrare in contatto con voi? Ecco, anni dopo, con il 1981, con la pubblicazione della Laborem Exercens, Papa Wojtyla ci dà gli elementi e gli strumenti per poter intervenire in queste questioni, e i due mondi non appaiono più come mondi separati e staccati, perché si entra nel merito delle questioni che solleva il lavoro, e con coraggio lui dice che lo sciopero, quando questo non ha fini politici, quando questo non ha come obiettivo ribaltare i governi. Questo Paolo VI lo dice, o no, lo dice Paolo II? Giovanni Paolo II nella Labore Exercens dice: quando lo sciopero non ha chiari fini politici di ribaltare i governi, ma è indirizzato alla realizzazione, ad accogliere quelle che sono le condizioni necessarie per gli uomini e per le donne, per la loro vita,
è giustificato. Come pure dice, quando gli uomini e le donne decidono di organizzarsi in sindacati, quando questi non sono corporativi, ma sono invece aperti al contributo, ecco, quando non fanno politica, per essere chiari e per farci intendere, questi sono ben accetti, che ce ne siano. Ovviamente noi dobbiamo leggere anche la Labor Esercite con quella che è l'attualità di allora, non a caso in quegli anni in Polonia stava succedendo tutto questo che conosciamo e che ci siamo raccontati anche attraverso Solidarność. Però voglio dire, la Labor Esercite riesce a dare gli strumenti per intervenire in tutte quelle questioni che sono sociali, economiche, educative, che ci invitava, come prima ricordavo, il nostro vescovo Agostinelli a scendere, a entrarci nel merito, a non essere spettatori ma protagonisti, a finire di giocare a fare i cristiani e di godere delle belle liturgie e delle belle rievocazioni. Lui dice: l'attualità di San Lorenzo, questo giovane, è proprio nel suo coraggio e nella sua fermezza, nello stare dentro le questioni, nello stare vicino a chi queste questioni le vive in maniera diretta e ne soffre, perché le ripercussioni di queste sono ripercussioni drammatiche. Se noi pensiamo al mondo dei giovani, ci rendiamo conto che stare fermi, francamente, è una complicità sì, triste verso questi giovani. Sì, sto lavorando ad un libro, anche questo una ricerca storica, sono i 50 anni della presenza industriale dell'area del Casone. Primo dicembre del 1962, in quell'area parte l'impianto per la produzione di acido solforico. Oggi, a distanza di 50 anni, sto cercando di andarlo a rivisitare e di mettere in evidenza come quell'industria, come quella fabbrica che ha avuto centinaia, migliaia di dipendenti negli anni 70, 80, ci lavoravano circa... Che nasce nel 62, diciamo, l'epoca industriale del Casone. Il primo dicembre del 1962 prende avvio, entra in produzione l'impianto dell'acido solforico. A 50 anni lo vado a rivisitare e cerco di cogliere come questa fabbrica abbia di fatto cresciuto attorno a sé quella che è stata la tradizione, la cultura, l'essenza sociale di un territorio. Perché noi non dobbiamo dimenticare che Follonica in quegli anni faceva pochissimi abitanti, era un centro che si espandeva, che contava, cercava di contare sul turismo, ma aveva capito che non bastava. Nel 1959 il comune di Follonica, il consiglio comunale del comune di Follonica, vota a maggioranza, tutti quanti assieme, votano un ordine del giorno dove chiedono al ministro dell'industria di raccomandarsi presso la Montecatini perché a Scarlino sia costruita una fabbrica per la trasformazione della pirite, il materiale che si estraeva nelle miniere di Gavorrano, di Niccioleta, di Boccheggiano. Lo chiedono con forza e con vigore perché sanno che quella è l'unica opportunità possibile per una tenuta e una coesione sociale dei propri cittadini, di un territorio che altrimenti è destinato a trasferirsi altrove. Ecco, attorno a questo stabilimento un territorio cresce nelle dimensioni, nella qualità che oggi conosciamo. Follonica non a caso è il primo comune dopo la provincia per dinamicità, per attività, per abitanti, per tutte le cose che vogliamo, un comune dinamico che è riuscito a creare un equilibrio fra industria e
e turismo. E questo credo che sia una cosa importante da studiare, da approfondire, da proporre a tutti coloro che hanno ancora oggi motivo di discutere sulla scelta del proprio futuro.